Comunque, regà, si sta benissimo al mare alle 6 di mattina. Sono le 6 di mattina, ma di mattina che soffia il vento. Poi sinceramente pensavo facesse più freddo, mi sono portato pure la felpa, invece sta benissimo anche a maniche corte. Comunque oggi sono tornato con una nuova top, e siamo con la top di scherzi in spiaggia. Giustamente in spiaggia voglio fare un bel po' di scherzi. Sono andato a vedere su internet e ho trovato svariati video. Ho scelto i 5 più interessanti e oggi ve li mostrerò nel video. Sono in ordine sparso, fatemi sapere nei commenti qual è lo scherzo che a voi è piaciuto di più. Dimmi che vuoi farlo e moriremo insieme. Come primo scherzo troviamo uno scherzo bastardissimo che ha fatto un'amica a un'altra sua amica. Praticamente lei gli ha tagliato il reggiseno mentre stava dormendo, giustamente stava ascoltando la musica. Gli ha tagliato le parti del reggiseno, così quando lei si alza casca la parte del costume. Poi sulla gamba l'ha messo un animale di plastica. Ha iniziato ad urlare tutta preoccupata e a svegliarla, finché lei non lo vede, lo caccia e boom, si ritrova senza reggiseno. È una cosa troppo figa. Ok, può sembrare abbastanza finto, però secondo me sarebbe una cosa molto figa da fare. Ok, che se lo facessi io, la ragazza mi darebbe una cinquina in faccia, che anche se mi dovesse lisciare fa venire a broncopolmonite per l'aria che sposta. Come? Wow. Pure il secondo video è abbastanza figo ed è da fare. Praticamente c'è una ragazza che va da dei ragazzi e si fa mettere la crema solare. Quando si sta mettendo la crema solare arriva il fidanzato a imbruttiglie, e è bellissimo vedere la reazione delle altre persone. Sinceramente questo vorrei farlo anche io con mia sorella. C'è solo un problema, che sto ragazzo è tutto pompato, io invece non sono tutto pompato. Quindi dai, quest'inverno vado tutti i giorni in palestra per poter fare l'anno prossimo un prank del genere. Ovviamente voi nei commenti fatemi sapere se c'è qualche prank che non vi piace o se c'è qualche prank che vi piace di più. Siamo soli a te adesso, babe. Ora invece passiamo a un classico scherzo con degli animali finti. Questa volta proprio l'amico di Stepney e Favij J, cioè il ragno. Sei nella ragnatela. Si avvicina con la canna da pesca e con questo ragno attaccato a un filo si avvicina alle persone e glielo mette vicino. Giustamente la maggior parte delle persone si spaventano, perché trovi una tarantola così che se te punge non è che diventi Spider-Man, ti escono anche a te 8 braccia e poi magicamente ti ritrovi orizzontale dentro una bara. Tu non sai di cosa sono capace. Questo fa paura. Faccio una strage. Però tranquillo, qui alla fine di questa top vi mostrerò un altro che sinceramente a me fa molta più paura. Adesso passiamo al penultimo prank. Praticamente questi ragazzi hanno costruito un bunker sotto la spiaggia dove possono tranquillamente nascondersi le persone. Quindi loro fermavano le persone che passavano lì davanti e non so, facevano qualche indovinello, facevano fare qualche giochetto. Appena loro si distraevano, scappavano e si buttavano nella botola. Ed è bellissimo vedere la reazione delle altre persone, perché giustamente dicono: come hai fatto nel giro di 3 secondi a scappare? Cioè, se vede se uno corre e se ne va. Invece no, proprio scompariva nella sabbia. Che in una spiaggia resta unico ogni granello di sabbia. Adesso invece passiamo al primo posto, e questo sinceramente è quello che a me farebbe più paura. Praticamente questi ragazzi hanno semplicemente un filo e fanno finta che questo filo sia un serpente. Quindi loro corrono per tutta la spiaggia dicendo: oh, che è un serpente, un serpente, un serpente. Gli altri giustamente vedono che questa sabbia si sposta e sta sta cosa che si muove e se cagano proprio in mano. Certe reazioni sono troppo fighe, e questo qui non so perché, però quando l'ho visto sono morto dalle risate, perché giustamente vedono sta cosa dei 2 metri che si mimetizza sulla spiaggia e ovviamente c'hanno un po' di strizza. Dai, non fa paura, ha detto. Comunque ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il troll che a voi è piaciuto più di tutti, e fatemi anche sapere se c'è uno che vi è piaciuto meno di tutti. Poi se voi conoscete altri troll in spiaggia, ovviamente scrivete tutto nei commenti, così magari mi metto a fare qualche prank così a cazzeggio. Se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci becchiamo con un prossimo video. Baci, cuccioli. Da quando ho chiesto al tempo di essere meno lento. Che poi, raga, io ci farei miliardi di video qua. È tutto figo, è troppo figo. Cioè, guardate, qui non ci sarebbe una foto Tumblr da fare. Cioè, piate sti spicci, guardate che figata. Ora non saprei che dirvi: buongiorno o buonanotte? Punto all'eccellente. Se devo avere poco, scelgo di avere niente.